il senatore Danilo Toninelli, ex ministro delle infrastrutture nel primo governo Conte. Buongiorno. Buongiorno. E abbiamo il suo ex vice ministro alle infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi. Insieme vissero la tragedia del crollo del ponte Morandi. Oggi si trovano su due posizioni politiche completamente diverse, diverse responsabilità. Uno al governo e l'altro all'opposizione. Toninelli, parto da lei, perché nel giro di meno di due anni quella ponte è stato ricostruito. Dopo due anni di battaglia sulla revoca alle concessioni, invece siamo ancora in un punto di non decisione, e anzi mi pare che questo stallo sulle revoche stia creando dei problemi, una paralisi a tutte le opere intorno al ponte. Sì, allora diciamo, il primo obiettivo, che era il più importante, era quello di ricostruire il ponte in tempi mai visti prima. Sono circa due anni dall'accadimento, ma in realtà la ricostruzione del ponte, Rick si sa benissimo, è partita a dicembre del 2018 perché c'era il sequestro del sito. Quindi siamo a poco più di un anno. E grazie a un lavoro fatto, ma grazie anche a Edoardo, quando eravamo insieme al Ministero, abbiamo impacchettato un signor decreto. E guarda, io non sono tutto meno che una persona che si fa i complimenti. Però lì, ed è stato difficile, lì con qualche contrasto però con Rixi e con il suo capo politico Salvini l'ho avuto, abbiamo messo insieme una architettura che ha permesso allo Stato di dare a chi non è Benetton, che volevano ricostruire il ponte, Salvini e Totti comunque erano d'accordo abbastanza in maniera evidente, ma dare dei soggetti pubblici e privati i migliori. Perché quando parliamo che ci sono dentro degli asset importanti ingegneristici di ferrovie dello Stato, quando ci sono dentro i migliori costruttori che abbiamo, grandi imprese di costruzione che abbiamo in Italia, abbiamo dentro Fincantieri, abbiamo messo dentro il meglio, e solo grazie a questa architettura siamo riusciti oggi a ottenere questo risultato. L'altra questione delle autostrade, noi siamo per la revoca, nel senso che chi non è stato in grado di tenere in piedi un ponte, uno, non è in grado neanche di ricostruirlo, ma due, non ha neanche la fiducia dei cittadini e dello Stato per gestire 3.000 dei 6.000 chilometri di autostrade. Perché non l'abbiamo fatto? Perché quella convenzione è legge. E la Lega non è che era molto d'accordo, allora, dopo di votare la revoca quando eravamo insieme, Toninelli, e adesso anche il PD, diciamolo, non è così d'accordo. Lo chiedo a Toninelli e poi lo chiedo a Edoardo Rixi, ma quindi rischiamo di trovarci nel paradosso per cui in tempi record abbiamo costruito il ponte, nel giro di 20 giorni potrebbe essere consegnato, e in ragione della contesa non ancora risolta con Autostrade non si sa a chi assegnare questo ponte, quindi il ponte rischia di non essere percorso finché non si risolve questa contesa. Toninelli e poi Rixi. No, allora, questi sono i giorni definitivi, finalmente, per la decisione. Al tavolo della trattativa il Movimento 5 Stelle non ha cambiato idea, revoca perché i signori non sono all'altezza di gestirla. Il Partito Democratico non ci ha dato ancora i voti, come non ce l'aveva dati la Lega, per la revoca e per dare a qualcheduno di più bravo la gestione di queste autostrade, non solo dell'A10, non solo del ponte Morandi. Detto questo, aspettiamo, c'è una controproposta seria di autostrade, non c'è. Siccome non c'è, l'unica linea è quella della revoca, e chiudiamo perché no, arriveremo prima dell'apertura del ponte, perché non lo riconsegneremo a chi non è stato in grado di tenerlo in piedi. Ok, allora Toninelli, il Movimento 5 Stelle non vuole cambiare idea. Rizzo, che di queste cose si intende perché le studia da anni, dice: vedrete che alla fine con questa paralisi le autostrade si ritroveranno a doverle gestire in mancanza di alternativa. Un piano di alternativa in realtà ci sarebbe. Ludovica Cirielli, illustracelo e poi arrivo da lei, senatore. Sì, Francesco, perché il senatore Toninelli diceva l'unica possibilità è la revoca. In realtà la parola revoca è arrivata sul tavolo pochi giorni fa nell'ultimo incontro del ministro De Micheli e il presidente Conte con i capi di maggioranza, e però rimane aperto uno spiraglio che il governo lascia ad Autostrade. Qual è? Ci sono delle condizioni stringenti che Atlantia potrebbe accettare. Andiamole a vedere. Da un lato ci sarebbe un cambio molto importante nella compagine sociale, il che significa che Atlantia andrebbe in minoranza con un intervento di Cassa Depositi e Prestiti e del Fondi Italiani per le Infrastrutture. E poi il governo chiederebbe anche un piano di investimenti importante, un programma di risarcimenti altrettanto significativo e ancora una importante riduzione dei pedaggi. Perché Toninelli questa
piattaforma non deve funzionare, secondo lei? Non può funzionare. Allora, innanzitutto vi faccio vedere, questo è il documento dei tecnici, dei giuristi, tra i migliori giuristi che abbiamo in Italia, che ha fatto nell'inizio del 2019. In un passaggio dice che è quello che ha detto la Corte dei Conti pochi giorni fa, cioè che quel contratto è illegittimo. Perché non siamo riusciti invece, come ha detto Rixi, con un atto amministrativo, un decreto ministeriale a cancellarlo? Perché nel 2007 e nel 2008, prima governo di centrosinistra, poi nuovo insediamento governo di centrodestra, hanno legificato quel contratto. Sapete perché l'hanno legificato? Perché se avesse dovuto passare tutte le verifiche al NARS, al CIPE e alla Corte dei Conti, l'avrebbero ovviamente distrutto, perché c'erano clausole totalmente a favore del concessionario. Ma se te lo trasformi in legge, Rizzo, però lo deve ricordare anche lei che è un grande giornalista e non ricordi solo la parte finale degli ultimi due anni, se tu lo legifichi, lo rendi legittimo. Ah, sì. E se vuoi tornare indietro, quella, e lo fai, aspetti Rizzo, aspetti un attimo che dopo, sì, se vuoi tornare indietro, parti con un decreto ministeriale, ma se non lo legifichi nel percorso opposto, te lo impugnano per via amministrativa e dopo 20 secondi bloccano la revoca. E mi sembra che questo governo, con tutti i difetti che ha, sia un governo serio che fa le cose giuridicamente sostenibili. Quindi la via è questa. Vogliono fare dei risarcimenti, Veneto? Bene, mettessero fior di miliardi sul tavolo, abbassassero le tariffe e tante altre cosine. E quei servizi, concludo, che avete fatto vedere su Genova, quelle code infinite, sapete perché? Perché non facevano più manutenzione, non facevano più niente prima che arrivassimo il sottoscritto e Rixi al Ministero. E quindi erano talmente in ritardo nei lavori, che li hanno dovuti fare tutti assieme. Quando tu apri contemporaneamente un sacco di cantieri, crei delle code. Di chi è la colpa? Di un concessionario che si interessava ai soldi e di uno Stato di allora, di quei governi, di Prodi, di Bossi, che alla fine un po' di finanziamenti, okay, di Benetton li hanno ricevuti, diciamo, quello legittimamente. Quello che ci interessa, però, al di là di andare a fare delle recriminazioni sul passato, è trovare una soluzione per evitare il paradosso per cui un'opera che potrebbe essere vanto della nostra ingegneria rimane lì, non utilizzabile, non perché non si è risolto lì il problema. Chiedo non a Sergio Rizzo, assolutamente il lì. Rizzo, costano anche troppo. Rizzo dice bisogna tagliare i tempi morti, ma si può fare tutto questo con procedure ordinarie o bisogna andare con procedure in deroga? Allora, quello che è necessario, perché è fermo da troppi anni, devi andare con procedure in deroga, modello Genova, e giugno 2019, non dimentichiamoci che è stato approvato un decreto che si chiama Sblocca Cantieri, che aveva delle semplificazioni e un sacco di commissariamenti. Mi duole ricordare oggi, purtroppo, che sapete benissimo che la legge poi necessita di decreti attuativi, e tanti decreti attuativi su nomine dei commissari oggi, chi è andato a sostituire il sottoscritto non l'ha ancora fatto, avrà avuto tanto da fare per l'amor del cielo, ma quello è un passaggio molto importante, perché il decreto sblocca cantieri di giugno 2019, che ha avuto una costruzione complessa, settembre 2018, consultazione con tutti gli stakeholder, pubblici e privati, che poi ha portato alla costruzione di un signor decreto, che però era il primo passo della rivoluzione dello sbagliatissimo codice degli appalti del 2016, che nasceva da un'idea completamente sbagliata. Non mi fido di tutti i soggetti interessati ad un appalto, ad una gara pubblica, e quindi li obbligo a dover fare un sacco di cose, un sacco di verifiche, ed è questo un cane che si morde la coda. Toninelli, il codice degli appalti porta la firma dei vostri attuali alleati di governo? Sì. No, ma guardate che non è così. Che cosa vuole che le dica? Quello che le domando io è se il decreto semplificazione prevederà uno stralcio, uno sfalcio di quelle norme contenute nel codice degli appalti, che lei sta dicendo esiziali per i tempi veloci nelle opere pubbliche. È proprio così. Nel decreto sblocca cantieri del 2019 ne abbiamo tolto un pezzo. C'è una legge attuativa dell'attuazione di una parte non ancora attuata del codice degli appalti, che creava frammentazione, era molto complessa come cosa, e provocava una cosa che io ho chiamato, in tanti hanno chiamato, firmite. Perché è una cosa scandalosa, tanti soggetti pubblici, siccome il diritto non era chiaro e non era interpretabile, anche se un po' di coraggio in più ci poteva essere, non mettevano la firmetta sul passaggio amministrativo di loro competenza, e quindi tutto si bloccava. Quindi la semplificazione significa anche meno norme, ma anche norme molto più chiare. Poi ovviamente chi sbaglierà dovrà pagare. Ma Fettore, ha sentito, lei si augurava, se è giustissimo, Toninelli, portare l'alta velocità anche in Sicilia, questo può essere fatto senza ponte, o il ponte diventa un'opera necessaria, indispensabile?
Intanto è importante ricordare come nel contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana e anche in quella di ANAS del 2019 la quota di denari pubblici investita, quindi dei gruppi ANAS e Rete Ferroviaria Italiana, che doveva essere del 34% in base alla popolazione del Sud, è aumentata a circa il 40%, a dimostrazione del ritornato e rinnovato interesse del governo per il Sud. Ovvio che debba arrivare l'alta velocità al Sud, ovvio che le linee regionali, io ricordo che in Sicilia ci sono migliaia e migliaia e migliaia, quasi tutte le strade sono regionali o provinciali e sono quasi tutte abbandonate. Nello sblocca cantieri c'è il commissario, lì è assolutamente necessario un commissario straordinario con poteri speciali, che io come ultimo atto nell'agosto del 2019 firmai. Però non ho capito, Toninelli, se è ponte sì o ponte no, però. Il ponte sì o il ponte no ce lo dicono gli ingegneri, perché ad oggi l'unica valutazione che posso fare politicamente è che nel 1981 si è creata la società Stretto di Messina, che nel 2013 è stata chiusa per fallimento con contenziosi da centinaia di milioni di euro che sono stati bloccati di soldi pubblici dallo Stato. Quindi attenzione a non essere fregati da fumo negli occhi, ponte sì, ponte no. Ma anche se fosse possibile farlo, fai un ponte dove va a 100 all'ora e poi arrivi nel deserto, perché non ci sono le strade provinciali neanche, ci sono le mulattiere. Attenzione, prima c'è un ordine di priorità. Chiarissimo. Prima facciamo viaggiare i calabresi e i siciliani bene con le loro strade e poi se è possibile si fa tutto, ma se è possibile...